Konnichiwa, vicini di casa, io sono Big House con il secondo appuntamento su Saiko no Sutoka. No! Shiki. Secondo e probabilmente, purtroppo, già ultimo video su questo spin-off, perché ci rimangono giusto 3 o 4 finali da vedere assieme. Prima ancora dei finali, bisogna preoccuparsi della quarta e ultima modalità che non abbiamo ancora giocato. Sogno corruzione. Anche se in teoria in inglese c'era scritto rotten, quindi letteralmente decomposto, marcio lezzo proprio. Sono uscite 3 o 4 patch, bug fix, hanno aggiornato la IA di Yui, adesso dovrebbe comportarsi in una maniera meno buggata del solito. Hanno messo la lingua italiana e ho scoperto anche un'altra cosa. Nelle vicinanze del tempio, dello shrine che abbiamo visto nel primo episodio, dovrebbe esserci un telefono cellulare. E a quanto pare, raccogliendolo e componendo uno di questi numeri, è possibile far spawnare degli oggetti oppure far cambiare costume ad Elissu. Oddio! C'è solo il braccio marcio di Saiko! E lei dov'è? Ma questa è una continuazione dell'ultimo ending che abbiamo sbloccato la volta scorsa, perché c'è lui con la faccia mangiata. Perché la fretta? Ma dimmelo tu. Ah, così! Proprio aggressivi! Cheese! Ma perché sta roba? Ma continua a farmi foto, ma ne basta una. Lasciare a sinistra, lasciare a destra. Ma che vuol dire? Colpo del sole! Cosa? Cosa ti può stunnare con il flash? Un talismano? Questo può essere bruciato solo con il fuoco blu del mio santuario! Oddio, sono due! What the fuck are you looking at? Brucia tutti i talismani duplicati sparsi in tutta la foresta fuori dal santuario. Ok. Ok. Ok, devo trovare il santuario però. Oh, va bene, non mi lamento. Ci ha fatto annusare la sua manco e poi è andata via. Sniff the manco, you touch the manco, dive into the manco. Che brutta fine. Ma il telefono che svolazza? Ora, io ho portato questo bastone, in teoria posso dargli fuoco in qualche modo? Sì, buono, talismano incastrato nel tronco. Ehi! Se bruci i talismani, lei sculetta via e si leva di torno. Perfetto, grazie dell'informazione. Andiamo con la mappa, easy. Non mi interrompere, ti prego. Vai, 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 vai. Esorcismo completato. Bene, bene, bene. Hai bruciato tutti i talismani, non sarai più intrappolato nel santuario. Torna al santuario per la ricompensa. Qual è la ricompensa? Un coppino sul collo? Mi sputi in un occhio, è quella la ricompensa? Sono pura velocità. Oh, che cazzo! Oh, Naruto! Naruto! Lo sapevo che andava a finire così. Lo sapevo! Ah! Danzerebbe per me, certo! Fatality. Ma quindi cos'è? È morta Yui, rimane soltanto Elissu e il finale è lo stesso dell'ultima volta. Soltanto che sta a sto giro siamo immortali. Cellulare? È diverso! Il finale è diverso, attenzione! What? Non arriva Yui a tirarci la bastonata. Quello che abbiamo sbloccato noi è lo special ending in fondo a destra. Per avere quello normale della modalità Rotten, bisogna completare tutti i compiti del santuario. Ma in teoria l'ho fatto. In teoria i talismani sono stati bruciati. Mi ha contato i progressi anche se ero morto, però insomma è stato fatto tutto. Quindi l'unico modo per avanzare, avere questo finale nello specifico,
è andare ad esplorare le altre modalità e vedere se si riesce a fare ulteriori progressi da lì. Forse nella modalità Dream Hell avremo le nostre risposte. Giusto, adesso mi ricordo, se non sbaglio in questa modalità spawnava quella strana bambola che rideva. Per ottenere la chiave di questa stanza devi portarmi la bambola di lei. Di lei, così a caso. Per trovare facilmente la bambola uso il tuo cellulare. Apparirà sulla minimappa. Cos'è, nuovo iPhone? Se completi la mia richiesta, la tua via di fuga sarà aperta. Quindi non devi pensare a nulla di più. Naruto! Tanoshine Soda! Pronto, polizia! C'è una yandere! Sono intrappolato in un incubo! Solo due contatti hai? Che tristezza! Voglio fare un selfie. Voglio farti una foto. Posso? Si è messa in posa per la foto! No! E lì su, credo che il mio cellulare abbia un problema. Non c'è il tuo numero nei contatti. Eccolo il bastardo, e ora? E ora che devo fare? Come lo tiro giù da lì? Oddio! Oddio, Godo! Bene, ora sei mio, coglione. Stop, let me go! Dude, let me go! Dude. Stai zitto! Dude. Oh, si sta liberando! Oh, let me go. Bastardo! Bastardo! Che cos'è? Che cos'è questa pietra vulcanica che prima non c'era? Quindi questa pietra che emana un'aura malvagia, se stunno il coniglio con questa, rimane stunnato per più tempo? Tu non hai la minima idea del percorso che bisogna fare per arrivare a sto cazzo di coniglio. Vedi lì che sembra collegata la strada? Non lo è! Non è vero! Vabbè, incrociamo le dita. Dai, ci siamo quasi! Sì! Oddio! Nel regno delle ombre di Yu-Gi-Oh! Vai, adesso dritta nel regno delle ombre, vai! E adesso? E adesso cosa succede? Ho liberato il demone? Ma lei è morta! Ma è morta lei! È finita nel regno delle ombre! Non ha senso. Ma non ha senso. Cioè, è la seconda volta che sblocco sto ending. Sono più vicino di quello che pensi, amore mio. Ti sento mentre parli e scatti foto. Perché non scattiamo una foto di noi due insieme? Ah, ma sei qui, amore mio. Sì, scatta foto, scatta tutto quello che vuoi, guarda. Da notare comunque che lì su non è apparsa. Mi vuoi uccidere? Peccato, perché ho un regalino per te. Oddio, subito, schermo nero? Oh. Schermo nero. Il gioco crasha, ma il finale te lo sblocca comunque. È possibile vederlo questo finale? È permesso? Oddio! Perché mi vuoi uccidere? Avevo un regalo per te! Non gliene frega nulla! Non gliene frega nulla! Dai, la bambola demoniaca è bella! Dai, guarda quanto è bella! Guarda quanto è bella la bambola demoniaca! Cosa? Cos'è sta musica da Elden Ring? Che cazzo è, boss? I'm coming for that ass. Wow, che cos'è? Che cazzo è? Ma senti che musica! Ma lo state vedendo anche voi? La sta trucidando, la sta facendo a pezzi! Finalmente mi hai liberato! Sono libero dopo anni di tortura! No! Tu mi hai liberato dalla sofferenza e mi vuoi ammazzare comunque! Mi devi un favore, in cambio sarò al tuo servizio, bene! Bene! Un demone al nostro servizio! Chiamami quando hai bisogno!
apparirò ovunque io sia. Ciao, così... Che numero devo chiamare? 666? Oddio, eccolo, il numero di Satana! Se vuoi scappare da questo mondo, usa la prima porta. Che cazzo vuol dire la prima porta? Ah, è tornata! È tornata la nostra cara Elissu! E allora aspetta, fammi provare una cosa. Dove sarà mai? Dove sarà mai la nostra maid personale? Eccola! Ma... Ah, completamente nera perché, giustamente, è ritornata e risorta dal Regno delle Ombre. Bellissimo. Forse con prima porta intende quella che è chiusa con la chiave? Ma scusa, in teoria non posso chiedere al demone di farla fuori per me? Demone, sbrigati, è qua di fianco a me, la sento. Lontano, ma arriverò presto. Aspetta un po'. Aspetta che muoio. The next morning. Fine, I'll do it myself. Call an ambulance, but not for me. Muori. È morta? È morta così? Sedendosi a terra? Tra l'altro non ha droppato nessuna chiave a sto giro. E quindi non c'era bisogno di ammazzare Lissu. E vabbè. Ragazzi, mi piacerebbe tanto scappare, però allo stesso tempo non sono soddisfatto. Voglio prima vedere che cosa succede se l'ammazzo tramite il demone. Vai! Fai il tuo dovere, mi raccomando, stavolta... aspettiamo, che ti devo dire? Ho rimesso la lingua in inglese perché la traduzione italiana iniziava a farmi cringiare un po', devo essere sincero. Scusa, ma quanto ci vuole? Sono passati diversi minuti. Il polso rotto della mano, tutto distrutto. Beh? I'm far away, ancora. Ma scusa, Cioè, gli anni ci mettiamo? Vai, perfetto, ora la vediamo... Non censurata. L'outfit da nurse non funziona, ragazzi. Diventa... invisibile. Sono occupato al momento, chiamami più tardi. Vabbè, ma sei inutile allora. Allora sei inutile, dillo, sono inutile, lo so. Allora io faccio prima ad andarmene. Ciao, arrivederci, è stato brutto. Tante care cose. Tante care brutte cose. E finalmente si sono riuniti. No, non mi toglierai il good ending stavolta. Ti prego, stavolta il good ending per forza, dai. Senpai, tienimi per mano, l'unica mano che mi è rimasta. Svegliati. Porca troia. Era un incubo, ok. Tutto questo spin-off era un sogno di Akira. Lo sapevamo già da tempo questo. Perché è tutto rosso lui? C'ha tipo la febbre. Quindi è un incubo perché c'ha tipo la febbre a 40. Shinji? Ma è il suo amico, ma... Ma non è morto, nel gioco principale è stato ucciso da Saiko. Haro! Ehi là, pronto? Dove diavolo sei? È tutto il giorno che ti chiamo. Che succede? Sembri strano. No, sto bene. Dove sei? Te l'ho detto, sono a scuola. Ma hai la febbre o qualcosa del genere? No, sto bene. È che quella ragazza, Saiko... Ti preoccupi ancora di lei? Ci ho pensato io, Fra, non ti disturberà più. Ma sei sicuro? Certo, Fra. Ad ogni modo, sarò da te tra un'ora, quindi preparati. Ok. E quindi? Finisce così. Siamo effettivamente tornati nella realtà oppure si tratta di un altro sogno? Ma soprattutto questo ending, che a questo punto è l'ending canonico, è l'ending quello vero, fa forse da premessa
alla Nightmare Mode che deve ancora uscire del gioco principale? Oltre a questa cosa, la telefonata di Shinji, perché ci sta telefonando? Non era morto lui? Non lo abbiamo visto morire per mano di Saiko nella modalità Yandere del gioco principale? Due sono le cose. O questa telefonata, questo filmato che abbiamo appena visto, o è ambientato prima che lui venga ucciso, oppure siamo in un altro incubo e lui ci sta telefonando dall'aldilà, non lo so. Ad ogni modo ce l'abbiamo fatta vicini di casa. Come nel gioco principale, anche qui in questo spin-off abbiamo sbloccato tutti gli ending. Tutti i sogni e tutti gli incubi sono stati resettati e una difficoltà estrema per la modalità Hell e Rotten è stata sbloccata. Allora è questo? Allora è questo che si intende per extreme? Tutto buio, non vedo nulla. Madonna! Oh, subito! Cosa? Attraverso... Ci ha spedito nelle backrooms per poi riportarci indietro e tirarci un calcio nelle palle. Ho tutto. Ho tutto, proprio come pensavo. Ma vai a cagare. Comunque ragazzi, questo è quello che dovrebbe succedere quando chiedi l'aiuto del demone. Come here, boy. E questo è quanto, ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo secondo video su Saiko no Sutoka no Shiki. Grazie per essere stati con me fino alla fine. Chiaramente non sarà, arrivati a questo punto, non sarà l'ultimo episodio di questo spin-off, perché abbiamo da vedere la modalità Extreme. Nel prossimo gameplay, se riusciremo a completare tutto in tempi abbastanza brevi, avevo intenzione anche di includere una reaction a dei video, come mi è stato suggerito da un utente un po' di tempo fa. E poi mi lascia i link ai vari video di questa persona, di questo canale, che appunto dovrebbe essere responsabile delle cutscene di gioco, e questi video dovrebbero raccontarci un po' la lore di Saiko no Sutoka. Se avanzerà tempo, nel prossimo video di Saiko no Sutoka no Shiki, oppure più avanti, chi lo sa, andremo a fare questa cosa. Perché no? Lasciate like, condividete e iscrivetevi al canale se ancora non siete diventati dei vicini di casa. E per il resto ci becchiamo nel prossimo video. Gianè! Stay big!